tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale Passione Motori e benvenuti a Domenica con Passione Motori. Oggi andremo a vedere insieme un sacco di idioti alla guida. Andremo a vedere i primi 10 che saranno numerati più o meno in base alla loro idiozia, cioè dal meno idiota al più idiota. E poi avremo degli idioti speciali, ma proprio speciali. Andremo a vedere proprio l'idiozia di questa gente che non sa guidare o non capisco bene cosa accade nella loro testa, però andremo a discuterne insieme. Infatti per alcuni video vi chiederò dei commenti, cioè alcuni video sono un po' strani, quindi vi chiederò, ma secondo voi, ma che cazzo è successo? Vi ricordo di seguirmi anche su Instagram, perché Instagram è l'unico modo che voi avete per sapere esattamente cosa sto facendo in un determinato momento. Nel senso che se volete incontrarmi, se ho fatto un evento, se mi trovo un giorno in un certo posto e volete unirvi a me, Instagram è l'unico modo che avete per farlo. Link in descrizione, seguitemi, mi raccomando, anche su Instagram. È molto importante Instagram anche perché io tutti i commenti più belli che voi lascerete sotto questo video e sotto tanti altri video faccio lo screen e lo metto nelle stories di Instagram. Quindi mi raccomando, seguitemi lì se volete ritrovarvi. Ringrazio anche tutti i supporter di Patreon. Ragazzi, se avete visto, vi ho inserito anche in descrizione. Cioè, se voi adesso andate in descrizione, trovate tutti i nomi delle persone che supportano il canale. Quindi, se vuoi comparire anche tu in descrizione alla fine dei miei video ed essere salutato, entra in Patreon. Oggi salutiamo altri tre ragazzi che sono Umberto Barbieri, Alex e Alessandro Lospe. Come dite? Hai una felpa bellissima, sì. Lo so, è una bomba. Trovate tutte queste felpe e tante altre cose ignorantissime e anche meno ignoranti, un pochettino più sobrie, in descrizione allo shop di Passione Motori. Bene, direi che è arrivato il momento di andare a vedere insieme questo video e commentarlo per vedere quanta idiozia c'è nelle persone che guidano. Numero 1. Ok, già ha preso il marciapiede. Per esempio, appunto, questo è uno di quelli che, come ha fatto? Perché ha preso prima il marciapiede e poi è salito sulle inferriate e poi se n'è andato via come niente? Era ubriaco forse? Cioè, boh, non lo so. Numero 2. No! Ok, anche questo qua, stessa cosa. Non si sa come è partito a cannone, ha preso dentro una macchina. Tu dici l'ha fatto apposta perché ce l'aveva con quella persona lì. Può essere, ma ha tirato giù anche una bandiera e poi... Boh! Numero 3. Anche il motore. Ok, allora, questo si è buttato, non ha dato la precedenza e fin lì tutto bene. Quello lì che sta guidando gli ha suonato per dirgli: zio, mi dovevi dare la precedenza. E poi non lo so, è impazzito, ha continuato a tenere girato lo sterzo ed è finito contro un palo. Cioè, questa potrebbe essere benissimo una compilation, prova a non ridere, e avrei ovviamente già perso. Poi contro il palo continuava a sgasare, cioè stava facendo fuori la frizione. Va bene, è... Tengo a precisare che la maggior parte di queste cose sono girate in Russia, cioè... Numero 4. C'è una Jeep che sta... Ma come ha fatto? Scusa, come hai fatto? Stava facendo la sua bella salita e poi... Boh, papà, è venuto giù. Va bene, andiamo avanti. Numero idiota. Vieni, vieni, zio, vieni, vieni, stop, stop. Stop, stop. Ma cosa? Ma scusa, cioè, ma non l'ha sentito? Cioè, non ha sentito che aveva già picchiato, ha continuato a spingere. Tu pensa al proprietario di quella specie di ape car che... Numero 6. Oh Gesù, ma c'ha già... Zio, cioè, ma non gli interessa romperla?
Sento scricchiolare tutto. Sta scricchiolando tutto. Oh mio Dio. Il commento finale è proprio la ciliegina sulla torta. You got it in? Vai zio, ci sei entrato. E grazie al cazzo ha distrutto la macchina, ha distrutto il muro, ha distrutto tutto. Cioè, vabbè. Numero 7. Ok, qui c'è... No, no, zio, non ci passi, non tirarla. Non tirarla. No, che idiota. Che idiota, no. Ma io dico, no? Io dico, sono proprietari di queste cose. Cioè, nel senso, la roulotte è tua. Se è incastrata nel muro e tu la strappi fuori, un minimo danno lo farai. E soprattutto, come ci è entrata quella roulotte lì dentro? Cioè, nel senso, se era lì, o è entrata da un'altra parte e la fai uscire dall'altra parte, oppure come ci è entrata la fai uscire. Perché devi devastarla in quel modo? È da buttare totalmente adesso, ce l'ha strappato via tutto. Numero 8. Ok, c'è questo che... la madonna, ma vai piano, figa, vai piano. Cioè, quell'altro... quell'altro poverino l'ha spedito sulla... Scusate, rivediamolo un secondo. Allora, c'è lui che non si sa perché incomincia a girare di colpo. Gira di colpo, perde il controllo, picchia dentro l'altro e la fa volare dentro nei campi. Poverino, cioè dai, ma poveraccio. Numero 9. Ok, c'è... Secondo me una delle cose più belle di questi video sono gli audio. Cioè sentire proprio la lamiera dell'auto che si accartoccia, i pali che vengono strappati, cioè tipo stile GTA San Andreas, aumenta molto di più il fattore proprio che non ce la fai a non ridere. Anche perché non c'era niente davanti a lui, è solo partito e ha preso dentro un palo. Ma come fai? Cioè io è anche questo che vi voglio chiedere ragazzi, ma secondo voi questa gente che problemi ha? Cioè è ubriaca? È drogata? E gli viene un crampo alla gamba e tiene sull'acceleratore. Non riesco a capire questo. Vediamo il decimo. Numero 10. Old style, Mustang e la nuova. Chissà perché qualcosa mi dice che... Che figura di merda! Io queste cose qua le amo e le odio, perché praticamente, cioè, le amo perché mi fa morire dal ridere, ma sento anche quella sensazione di cringe, perché erano lì tutti fighi. Ehi, qua abbiamo la Mustang All Style, e qua abbiamo la Mustang nuova, una bomba. Parte e la sfonda dentro, non so neanche cosa ha tirato giù dentro quella casa. Va bene, abbiamo adesso gli idioti speciali. Idioti speciali. Ok, scendono dall'auto, aprono il cofano. Spero che non aprano il radiatore, sennò veramente sono dei deficienti. Toccano qualcosa. Oddio, tra un po' vengono messi sotto. No, seppure capo... Ok, allora... Cerchiamo di capire questa. Per esempio, questa è una di quelle che io personalmente non ho capito e vorrei che mi aiutaste a capirlo, no? Se la macchina era in folle, ok? Anche metti caso che loro abbiano toccato il gingillo del gas all'interno del cofano, ok? Come ha fatto a partire e a quasi tirarli sotto? Cioè, era una macchina indemoniata. Spiegatemelo voi. Vabbè, questo supera tranciando dentro uno a caso. Cosa sono? Coreani, boh. Ah, era una donna. Oh mio Dio, fa paura. Che cazzo è? Un robot? Cammina come un robot. Oh mio Dio. Mi ha fatto paura. Ecco, questo è il genio. Ti sta bene. Ti sta bene.
Era arrivato lui, il figo col BMW, piglia, supera tutti, a cannone, in mezzo alla città, e ti sta bene. Una normalissima strada in mezzo a bellissimi campi, un pullman, un... Madonna che botta gli ha dato a quello davanti, allucinante! Ma che... Oh my god! Oh my gosh! Ok, qui abbiamo una tipa, credo, è al telefono. Perché non hai messo... No, veramente? Cioè, ce l'aveva davanti, raga. Ce l'aveva davanti. È Russia, sempre. Guarda. Ma poi come... Va avanti col freno premuto. Cosa stai facendo? Brava. Complimenti. Oh! Ecco, questo è proprio l'esempio dove per colpa di un idiota ci va di mezzo un altro che non c'entra nulla, perché se avete visto bene, nel momento in cui quel deficiente ha superato sulla destra, ha fatto spaventare quell'altro poveraccio che si sarà visto la macchina dentro la portiera. Ok, abbiamo un'auto. Con la musica anche. Guarda, ballano anche loro. Scusate, cioè, cosa cazzo è successo lì dentro che ha preso fuoco dal nulla? Allora, o ha fatto quella roba lì idiota proprio, che stai dentro la macchina, scarichi l'accendino, poi fai il cic, dai la scintilla e dentro prende fuoco tutto. E se no non me lo spiego, oppure c'era una fuga di benzina e qualcuno si è acceso una sigaretta. E boh, so solo che dopo, cazzo come ballavano bene, adesso come sono usciti, Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Questi erano i peggiori idioti alla guida. Mi raccomando, vi ricordo assolutamente, seguitemi su Instagram, Passione Motori, trovate il link in descrizione, ma lo trovate anche in sovraimpressione. Lasciatemi nei commenti qualche commento solito che mettete divertente, anche qualche hashtag, perché io poi fotografo e metto su Instagram. E dopo che vi siete fatti un salto sullo shop di Passione Motori, che trovate anche lui in descrizione, io vi auguro una buona serata. Noi ci vediamo al prossimo video qui sul canale Passione Motori. Miami.